Stiamo lavorando per dare un futuro a questa fabbrica che merita molto di più e per un territorio che è una fabbrica abbastanza importante per il territorio, quindi stiamo lavorando per consolidarci sul territorio. Ci sono parziali rassicurazioni, almeno sul futuro a breve termine, della El Foundry di Avezzano. Nell'incontro di questa mattina con l'assessore regionale Mauro Febbo, l'amministratore delegato dell'azienda di semiconduttori Marcello D'Antiochia ha illustrato il piano che al momento non prevede esuberi e che punta a recuperare la mancata produzione dei mesi di lockdown in modo da evadere gli ordini che sono in attesa. Noi avevamo degli ordini prima del pre-Covid, avevamo degli ordini in mano e quello che è successo è che col Covid-19 abbiamo dovuto rallentare. Sapete tutti insomma, che l'Italia è stato il primo paese a fare il lockdown, quindi quello che è successo col Covid-19 abbiamo un ritardo degli ordini significativo, però per il momento noi di nuovo, il nostro focus è recuperare quel ritardo che abbiamo avuto col Covid. Poi purtroppo abbiamo avuto anche un problema all'inizio di questo mese con la mancanza di energia elettrica e quindi che ha creato un ulteriore ritardo. Adesso ci stiamo riprendendo. Sembra però che il futuro a medio e lungo termine dell'azienda sia ancora in bilico. Restano infatti le divergenze di vedute fra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla riorganizzazione del lavoro che i nuovi proprietari cinesi della Wuxi vogliono mettere in atto nello stabilimento marsicano ex Micron. D'Antiochia però si dice convinto che le fratture possano essere ricomposte. La nostra situazione è abbastanza solida, siamo abbastanza confidenti che riusciremo a, diciamo, ad avere, passare le divergenze che abbiamo con le organizzazioni sindacali, ne sono più che convinto.